parla questo libro, che cosa racconta questo libro? Io vi dico solo che parla di noi. Poi che cosa c'è dentro e il racconto di come è stato costruito e di quelli che sono i temi e perché ci sono quei temi e non ce ne sono altri, lo lascio fare alla persona che direi che forse più di ogni altro, o comunque è una di coloro che si sono date più da fare all'interno dello Juventino Vero Team prima e di juventinovero.com dopo, e quindi la persona alla quale cedo volentieri la parola, cioè Salvatore Cozzolino. Juventinovero.com io credo che sia la constatazione materiale di quello che può succedere quando le persone hanno una vera passione per qualcosa. Quello che manca secondo me alla Juventus attuale proprio. Comunque lui mi ha detto che io sono, cioè, voi dovreste conoscere le persone che purtroppo io più degli altri metto la faccia, ma vi posso garantire che ci sono delle persone all'interno del gruppo che forse devo ringraziare Calciopoli che me l'ha fatta conoscere, perché veramente sono persone eccezionali. Di cosa parla il libro? Beh, il libro, come ha detto Nino, è un libro che raggruppa un po' tutto il nostro lavoro, quindi parte dalla genesi di Calciopoli, perché è grazie a Calciopoli che è nata questa iniziativa, e cerca di dare ovviamente delle visioni diverse, quindi si distacca un po' da quella che è stata la verità propinata dalla stampa di, diciamo, un po' di regime. Adesso Roberto si arrabbierà perché mi sente dire questa cosa, però di sicuro è quello che è successo nel 2006 è stato favorito, è stato un po' anche, diciamo, amplificato da quello che era l'atteggiamento della stampa. Gli stessi giudici che hanno emanato la sentenza si sono riferiti più volte al famoso sentimento popolare, senza il quale probabilmente tutto ciò non sarebbe successo. E l'indicazione, la spia di questo è proprio nella prima spia di Calciopoli. Calciopoli si accende nel 26 aprile del 2006 con un articolo sulla Gazzetta dello Sport a firma di Ruggero Palombo, forse qualcuno se lo ricorda. Ruggero Palombo in quell'articolo, evidentemente lui aveva avuto possibilità di leggere gli atti prima degli altri, e in quell'articolo lui aveva chiaramente detto: attenzione, si può aprire un mondo maleodorante, brutto, sleale, eccetera eccetera, nessun illecito, intendiamoci. Quindi lo stesso articolo di Palombo, che poi è stato uno dei principali accusatori, riferiva a quella che era la sua impressione di uomo che aveva letto gli atti prima degli altri: nessun illecito. Cosa che ha fatto diventare illecito e non illecito? L'attività dei mass media. L'attività dei mass media che ha consentito ai tifosi delle altre squadre di inferocirsi, e quindi, tra virgolette, ha costretto gli organi di giustizia sportiva a emanare una sentenza che doveva essere, nella loro idea, esemplare.